Giacomello, sono un avvocato, mi occupo di proprietà intellettuale, quindi mi occupo di marchi e brevetti. Ho una società che si chiama Make Mark Company, che si occupa proprio di aiutare aziende nel campo tecnologico a proteggere le proprie idee, a tutelare quello che realizzano, quindi il core business e la propria attività. Ho anche un dottorato di ricerca in università e collaboro con l'Università di Milano per tutto quello che riguarda l'innovazione in campo tecnologico, quindi cerco di unire la parte più pratica, che è quello che mi chiedono i clienti, con la parte più accademica e di ricerca. Oggi vi parlerò e vi parleremo poi con la collega di brevettazione e regole in campo di 3D printing e bioprinting, quindi prenderemo una delle aree del Technology Hub e andremo a cercare di sviscerare quali sono le cose fondamentali per chi lavora in questo campo. Intanto due parole su cos'è il brevetto. Il brevetto è un istituto giuridico che concede all'inventore, la legge concede all'inventore, per un periodo limitato di tempo e per un territorio definito, quindi Italia, Europa, paesi esteri, un diritto di utilizzazione esclusiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che la legge attribuisce a una persona che registra un brevetto su una determinata invenzione, poi andremo a vedere quali sono i requisiti, la possibilità di utilizzarla in monopolio e di sfruttarla. Questo ovviamente per riprendere di tutte le gli incentivi e i soldi che sono stati spesi. L'esclusiva del brevetto dura 20 anni dalla data di deposito, indipendentemente dal fatto che altre persone riescano a replicare quello che io ho inventato, ma io l'ho già registrato. Quindi quando si va a brevettare qualcosa si registra una procedura, un procedimento. Il brevetto non è nient'altro che una domanda di rivendica scritta dove viene dettagliato in maniera molto specifica cosa si è realizzato. Quali sono i requisiti per poter attivare questa procedura di brevettazione? Intanto la novità: per brevettare qualcosa ho bisogno che qualcosa sia nuovo, ossia che non sia mai stato reso pubblico in Italia o all'estero, e deve essere una novità che è una soluzione a un problema tecnico. Quindi non esistono brevetti su cose inutili, deve esserci un'applicazione tecnica. Deve esserci poi un'attività inventiva, cioè una persona esperta del ramo nel quale noi andiamo a brevettare, andiamo a studiare qualcosa, non deve riuscire in maniera autonoma, senza mie indicazioni, a replicare esattamente quello che sto facendo, quello che voglio brevettare. E poi l'industrialità, cioè deve avere un'applicazione industriale. Quindi quando qualcuno di voi realizza qualcosa nella propria attività, nella propria azienda, nella propria professione, che abbia questi tre requisiti, quindi che sia nuovo, che abbia un'attività inventiva e che abbia un'applicazione industriale, ha la possibilità di brevettarlo, cioè di proteggerlo e sostanzialmente, molto praticamente, di farci dei soldi. Perché ne parliamo nel campo della stampa 3D? Ne parliamo nel campo della stampa 3D perché la stampa 3D nasce dai brevetti. 30 anni fa sono stati registrati i primi brevetti, che poi da 10 anni sono scaduti, quindi la stampa 3D non è qualcosa di nuovo, è qualcosa che ha già un'applicazione industriale massiccia, ma i prezzi delle stampanti ovviamente sono abbassati. Perché? Perché non c'era più un brevetto che limitava solo ad alcune aziende la possibilità di produrre. Quindi perché investire adesso nella stampa 3D e nel bioprinting? Poi parleremo anche di qualcosa di più evoluto della stampa 3D. Perché chi lavora nel campo della stampa 3D ha tre rischi in questo momento. È difficile andare a vedere chi contraffa i miei prodotti, chi mi li copia, chi utilizza i miei prodotti, le mie inventive, le mie tecniche per andare a copiarmelo. C'è anche il rischio di diventare in maniera involontaria contraffattore. Su internet da 15 anni sono presenti file STL di qualsiasi opera protetta da diritto d'autore, quindi da brevetto o da proprietà intellettuale, che sono liberamente scaricabili, ovviamente in violazione di ogni tipo di diritto, però esistono. Quindi come il ragazzino scarica musica, film o ebook gratuitamente da internet in maniera illegale, lo stesso si sta iniziando a fare nell'ambito della stampa 3D, e questo è molto pericoloso, perché se nell'ambito degli audio, dei video o del testo scritto, dei libri, sono settori verticali, la stampa 3D è orizzontale, si può andare a avere file STL di qualunque cosa. E poi il rischio di contraffazione indiretta. Pensate a un Fab Lab che mette a disposizione una stampante 3D a una persona che viene a stampare qualcosa, ma quel qualcosa che viene stampato è in violazione di un brevetto o di proprietà intellettuale. In questo caso può essere ovviamente commisurata una sanzione anche al Fab Lab, perché non ha controllato quello che veniva stampato attraverso i suoi strumenti, ed è quello che è chiamato contraffazione indiretta.
Cosa bisogna fare per chi lavora in questo campo e vuole cercare di tutelarsi? Intanto verificare se ho delle proprietà intellettuali, se ho qualcosa da brevettare. Le aziende molte volte non sono consapevoli che hanno qualcosa da brevettare, che hanno inventato qualcosa o che lo potrebbero inventare, e di conseguenza poi andare a registrare e a farci dei soldi. Quindi verificare quali sono le invenzioni, il know-how che ho internamente alla mia azienda che potrei registrare e brevettare. Quindi fare una verifica anche in chiave di collaborazione futura. Se un'azienda viene a propormi una collaborazione e io gli dico la mia tecnologia è brevettata, chiaramente ho una forza contrattuale molto più forte e soprattutto posso decidere come far collaborare con l'azienda con me. Attivare servizi di sorveglianza. Ovviamente come si fa? Andare a verificare. Ogni giorno nascono tecnologie che vengono copiate, arrivano dall'estero, o una persona passa, io ho clienti che passano un'ora la mattina tutte le settimane ad andare a verificare se qualcuno sta copiando i suoi prodotti, sta utilizzando il suo brand, sta sfruttando la sua tecnologia. Ecco, esistono metodi più immediati e meno dispendiosi di tempo per l'imprenditore, che sono delle banche dati che segnalano qualora ci fosse una violazione, un plagio, una contraffazione di parole chiave che vengono inserite. Quindi avere un controllo costante di quello che succede a livello internet nell'attività. E poi scegliere come procedere. Vedo che una società mi sta copiando, cosa faccio? Vado subito a denunciarlo, faccio una querela, vado dal giudice, penso di poter risolvere le cose? No. Allora, in Italia i processi sono molto lenti, nel campo della proprietà intellettuale ancora di più, perché i giudici che ne capiscono sono pochi, ci sono delle sezioni specializzate che trattano questi casi. Molte volte però quando io arrivo a definizione di un processo, magari sono passati 5-6 anni e la mia tecnologia ormai è totalmente inutile. Sì, potrei avere un risarcimento, ma diciamo che è un volo abbastanza pindarico. Procedere con strumenti alternativi. Esistono le diffide, esistono i blocchi internet per impedire che quel sito venga visualizzato e quindi che una tecnologia, dei file STL vengano poi scaricati illegalmente. Quindi esistono molte altre alternative alla classica denuncia. E su questo chiaramente si può e si deve fare qualcosa per cercare di incentivare dei rapporti che, piuttosto che andare a denunciare un'azienda con la quale mi sta plagiando, vado a cercare se posso collaborarci. Magari non lo sapevi oppure pensavi di poterlo fare, ok, cerchiamo di metterci d'accordo e vedere che questa attività diventi un plus per tutti e due e non fare una battaglia dove le spese legali potrebbero essere alte e le tempistiche enormi. Ma non solo, pensare ogni volta che voi lavorate con una persona che vi stampa qualcosa o vi modella il file o vi dà un supporto, perché voi non siete in grado di realizzare tutto in maniera autonoma, a regolarizzare con contratti questa cosa, a regolarizzare il rapporto che preveda cosa si può fare, cosa non si può fare, cosa quel soggetto può fare con il file che vi ho passato, cosa può fare con il modello che vi ho chiesto di modellare. Quindi cercare di regolare con un rapporto. È inutile, ma gli ho mandato la mail, ci siamo messi d'accordo, ce lo siamo detti a voce. Le cose vanno scritte per evitare che poi ci siano delle problematiche. La stessa cosa, vado a vendere qualcosa o a fornire qualcosa a un soggetto terzo con la mia tecnologia, regolarizzare con un contratto anche quello, cioè capire, far capire all'altro soggetto cosa può fare e cosa non può fare con il materiale che gli sto passando, che sia un file, che sia l'utilizzo di una tecnologia, che sia il prestito di una macchina. E poi soprattutto andare a individuare correttamente l'ambito nel quale un'azienda lavora. Se io lavoro solo in Italia, la tecnologia la applico solo in Italia e i modelli li vendo solo in Italia, posso anche pensare che all'estero lo possono fare senza darmi fastidio, ok? Perché? Perché il mio ambito è qui, non uscirò mai dai miei confini nazionali, oppure il mio progetto è molto più ampio di quello che può essere la territorialità italiana. Andiamo a cercare di capire qual è la soluzione migliore per contrattualizzare. Ogni paese ha le sue norme, ogni paese ha le sue regole, ogni paese ragiona in una maniera diversa a livello di protezione delle idee. Bisogna capire quali sono i paesi interessati al progetto e come andare a tutelare in quei paesi. Uno dei settori dove si brevetta di più, e questo è il 36% nel 2015, perché abbiamo i dati molto vecchi sui brevetti? Perché per 18 mesi, se io oggi voglio depositare un brevetto, non mi annoio con la procedura, ma ci sono 18 mesi nei quali quel brevetto, quella domanda che io faccio, rimane segreta. La sappiamo io e l'ufficio brevetti italiano e europeo. Perché per 18 mesi viene studiato se quella tecnologia è veramente nuova, se rispetta quei requisiti di cui parlavo prima.
Quindi il dato del 2015 è un più 36%, perché? Perché le persone, le aziende, gli inventori stanno iniziando a capire che per tutelarsi, soprattutto in un'epoca dove in internet le informazioni girano in maniera molto veloce e incontrollate, bisogna avere uno strumento, che è quello del brevetto, che riesca a tutelarmi. Le aziende che stanno investendo di più sono quelle del bioprinting, quindi stampa di tessuti, stampa di organi. Vedremo quali sono poi con la collega Rizzo, quali sono questi settori più specifici. Perché? Perché la medicina è il campo nel quale si stanno facendo più investimenti su questo, sulla tematica dei brevetti. Perché? Perché ci sono più investimenti per arrivare alla definizione di una tecnologia che funziona. Nel momento in cui ho inventato una macchina con un gel particolare, un materiale che mi permette di stampare pelle, che mi permette di stampare tessuti, chiaramente la rivoluzione è diversa rispetto alla macchina che mi stampa il Pokémon, che è la classica domanda di brevetto di oggi. Proprio per fare un focus su questa tematica particolare, passo la parola alla collega Lizzi. Avviene
tessuti molli, invece per quanto riguarda magari le parti cartilagine si utilizzano altri polimeri biocompatibili. E poi le cellule che vengono inserite all'interno di questi scaffold e vengono protesi. Di strato su strato si viene poi a costruire il tessuto tridimensionale e questo è il risultato. Chi dice che il bioprinting è necessariamente una tecnologia del futuro non sa probabilmente che in realtà questi tessuti già vengono utilizzati in laboratorio, soprattutto per i test di tossicità, vengono testati farmaci, vengono testati cosmetici, addirittura la L'Oreal ha una partnership proprio con Organovo per testare dei cosmetici antirughe. Questo già voi potete capire anche il vantaggio di una simile tecnologia se pensate che si può testare su pelle umana, su tessuto umano e non più sulle cavie da laboratorio, questo sia per motivi etici di non utilizzo di cavie da laboratorio, sia perché ovviamente è molto più affidabile testare su pelle umana, quindi stampata a partire da cellule vere del paziente. Questo non si sa ancora quando accadrà, c'è chi parlava di 5, 6, 10, 20 anni, non lo sappiamo, ma dobbiamo iniziare a pensarci perché la tecnologia va veramente molto più veloce a volte di quello che noi pensiamo e così anche la scienza spesso e volentieri. Questo è Anthony Alcala, è un chirurgo che durante un TEDx a Long Beach nel 2011 ha mostrato al mondo questo prototipo di rene stampato in 3D. Tra l'altro il rene è uno degli organi più difficili insomma, da ricreare, ma Anthony Alcala ci ha detto che fare questo è possibile. Ho fatto una lezione all'università un mesetto fa e la prima cosa che mi ha chiesto uno studente si è stato: ma questo organo è impiantabile? Questo organo non è impiantabile perché ancora abbiamo dei limiti. Normalmente tutti questi limiti sono poi riconducibili all'ostacolo principale che è quello della vascolarizzazione. Ad oggi possiamo vascolarizzare non più di 200 litri, quindi vascolarizzare un organo molle complesso è ad oggi ancora non possibile, ma gli scienziati stanno studiando per superare questo limite. Voi potete capire il vantaggio di tutto questo se pensate che un giorno non avremo più bisogno di donatori, non dovremo più prelevare organi da persone decedute e risolveremo quindi la scarsità di donatori che ad oggi è un ostacolo letale. In tanti casi muoiono 25 persone al giorno dalle ultime stime in attesa di un organo da poter trapiantare. E in più, se voi pensate che stampare un organo significa stamparlo da zero, cioè un conto è se mi viene impiantato un organo, tra virgolette, scusate l'espressione, usato da qualcun altro, questo è un organo nuovo che io eventualmente posso anche ristampare usando di altre volte, prelevano le cellule da me, dal paziente, peraltro senza che ci sia quindi un rischio di rigetto. È una tecnologia del futuro, ma stanno lavorando adesso per poterla rendere possibile. E queste immagini fanno capire che effettivamente qualche passo avanti è stato fatto. Però dobbiamo pensare che non è tutto così semplice, nel senso che dobbiamo tenere in conto il fatto che, ok, l'organo può essere stampato, abbiamo visto che è assolutamente riproducibile, ma sappiamo come funzionerà all'interno del corpo umano? No, non lo possiamo ancora sapere perché finora è stata impiantata una vescica, è stato impiantato un orecchio, ma un organo complesso ancora non abbiamo potuto vedere come funzionerà all'interno del corpo, se può essere soggetto a danneggiamenti e via dicendo, i materiali possono essere anche contaminati. E poi ci può essere un mercato nero, perché questo già avviene purtroppo con gli organi veri, figuriamoci quando un organo possiamo addirittura produrlo autonomamente, non in maniera ovviamente così semplice, ma sicuramente in maniera, tra virgolette, industriale, ci sarà anche questo problema, perché stiamo parlando comunque di prodotti artificiali. E poi pensate anche all'ipotesi proprio più estrema, ma da tenere in considerazione, di una contaminazione volontaria di un organo che poi viene impiantato per finalità di bioterrorismo. Ovviamente sono ancora ipotesi avveniristiche, però stiamo parlando della scelta che conta la produzione a livello altamente decentralizzato e quindi il rischio aumenta. E in più stiamo parlando di prodotti che sono artificiali perché vengono stampati utilizzando un macchinario. La stampante è una macchina, che dal punto di vista legale è soggetta alla direttiva macchina. E quindi è qualcosa di artificiale, però
cellule umane. Quindi sono prodotti artificiali o sono prodotti umani? E questo non è secondario, sia da un punto di vista giuridico che etico. Pensate anche alle obiezioni religiose che possono scaturire da tutto questo. E i gruppi religiosi diranno: sì, ma tu uomo puoi creare la vita, ma tu non sei il creatore. E a questo si contrapporrà, che ovviamente dirà: va bene, però io ho la possibilità di salvare delle vite, abbiamo la tecnologia per farlo, perché non dovremmo farlo? E quindi questo sarà un dibattito che ci dovremmo ragionevolmente aspettare. Ci saranno delle questioni di politica sanitaria, perché ovviamente la tecnologia di stampa 3D ha basso costo quando io vado a stampare un oggetto, un soprammobile, ma quando io devo stampare un organo non è che pago così poco, ci sono alcune decine di migliaia di euro che servono per stampare un organo e solo una biostampante ne costa circa 200.000. Quindi ovviamente chi si potrà permettere queste cure, come dovremmo gestirlo a livello di politica sanitaria? E poi un'altra ipotesi avveniristica è quella di stampare organi potenziati. Io li posso stampare, ma posso anche decidere come farlo. Pensate a un muscolo potenziato, pensate a un osso che non si rompe, e pensate alle conseguenze che potremmo avere in questo senso nell'ambito del doping, o ancora peggio in ambito militare. Questa è una tecnologia che, come potete immaginare, nasce all'intersezione di vari campi della scienza e dell'ingegneria, perché stiamo parlando di trapianti che verranno effettuati, ma che non che coinvolgono entrambi i materiali genetici, sia il bioprinting che il trapianto da donatore. Però è un materiale genetico che non proviene dalla stessa fonte, e quindi non può essere soggetto. Noi abbiamo in Italia una legge del trapianto del 1999 che riguarda, però ruota tutto attorno alla figura del donatore, qui non c'è nessun donatore, quindi è una legge inapplicabile. Ci ricorda anche qualcosa il dibattito sulle cellule staminali. Sì, però qui diciamo che da un punto di vista etico il coinvolgimento è minore, perché non stiamo parlando di embrioni, stiamo parlando di qualcosa che viene, che nasce dal nulla. E poi c'è anche il abbiamo un pochino lo spettro della clonazione, se voi vi ricordate come andò con la pecora d'oro, eccetera, eccetera. E comunque parliamo di biologia sintetica che esce dai laboratori, e spesso e volentieri può capitare anche, come è successo, che finisca nel garage, nella casa di tutti noi, perché nel 2013 con $200 un gruppo di biohackers, i BioCurious, in America ha costruito una stampante in grado di stampare cellule umane, e quindi non siamo così lontani da questa prospettiva a livello, diciamo, più invasivo. È chiaro che tutto questo non è regolamentato ad oggi, non c'è una legge, lo sappiamo, e quindi però dobbiamo far rientrare in qualche modo questa tipologia di produzione all'interno di una qualche regola. Un gruppo di lavoro interno alla Commissione europea ha deciso che i tessuti e gli organi biostampati, perlomeno i tessuti che adesso sono quelli che vengono prodotti, rientrano all'interno dei prodotti medicinali per terapie avanzate. Quindi non sono dispositivi medici, non sono oggetti, diciamo, prodotti, sono sostanzialmente rientrano nella categoria dei farmaci. Sì, però diciamo che i prodotti medicinali per terapie avanzate riguardano la terapia genica, la terapia somatica, i prodotti di ingegneria tessutale, però non sono effettivamente prodotti di bioprinting. Forse quindi potrebbe non essere sufficiente farli entrare in questa categoria. E allora dobbiamo pensare a quali sono le prospettive. Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo regolamentarlo? Dobbiamo vietarla? Una cosa del genere, anche pensando appunto alle prospettive di potenziamento, di bioterrorismo. Chiaramente è una tecnologia che può anche fare paura, però vietarla può anche il progresso. E non è la prospettiva quindi più sicura, come possiamo immaginare, perché è necessaria per salvare delle vite. Dovremmo dare un accesso aperto a tutti a questa tecnologia? Sicuramente in questo modo la ricerca e il progresso vengono incoraggiati all'ennesima potenza, però non è una prospettiva poi così sicura. Dobbiamo regolarla in maniera molto stringente, e anche qui forse non conviene, perché a questo punto dopo anche il mercato nero potrebbe trovare una via più facile. Che cosa dobbiamo fare? Sicuramente chi
vuole investire in questa tecnologia, chi vuole entrare in un mercato del genere, entra a fare parte di qualcosa di rivoluzionario. Però è necessario che ancora si tuteli da questo punto di vista, cioè capisca quali sono i limiti, entri in questo mercato in maniera sicura, perché è importante ad ogni modo avere una tutela necessaria, ma far combaciare questa con il progresso e con il futuro della medicina. Grazie. Grazie mille all'avvocato Rizzo, noi siamo andati un pochino lunghi, quindi per qualunque domanda su brevetto, sulle prospettive di regolamentazione futura ci trovate poi qui a disposizione. Grazie mille.